Salvo Vitale, lei conferma la sua candidatura e per certi aspetti apre a quel pezzo di Partito Democratico che ieri sera non ha condiviso la sua candidatura, che comunque resta a maggioranza del direttivo. Ecco, sì, è la verità, ma è tra l'altro, permettetemi il termine, una missione del candidato sindaco, quello di coagulare attorno a sé tutte le forze presenti all'interno e, se mi permettete, anche all'esterno del partito. Quindi l'obiettivo non è recuperare solo Tania Spitaleri, ma anche tutto articolo 4? L'obiettivo è recuperare tutti quelli che si riconoscono nel PD, recuperare quelli che si riconoscono nel PD. Non vado a cercare personaggi in cerca d'autore, ma quelli che si riconoscono nel PD e condividono l'azione politica del PD. Come spiegherete alla città l'alleanza invece con Pippo Pagano, con cui da 30 anni siete avversari? Allora, io la prego di... io non sono un alleato di Pippo Pagano, io non sono il candidato di Pippo Pagano, lo ribadisco con forza. Io ho stretto un'alleanza con Area Popolare, rappresentata, che governa assieme al partito renziano, al partito di Renzi, governa a Roma e a Palermo. Quindi la mia alleanza, ripeto, non è con Pippo Pagano, assolutamente non c'entra nulla. La mia alleanza è... non si fanno alleanze tra persone, qua si fanno delle alleanze di natura politica. Io rappresento un'area politica, Alleanza Popolare rappresenta un'altra area politica. Guarda caso, rappresentano i due, diciamo, il PD e Area Popolare, i due partiti, tra i maggiori partiti che governano sia la regione che Roma.